21 richieste di condanna e 3 di assoluzioni, tra le quali spicca quella nei confronti dell'ex presidente della provincia di Crotone ed ex sindaco di Gerò Marina, Nicodemo Parrilla. Sono le proposte della DDA di Catanzaro nel processo con rito abbreviato scaturito dall'inchiesta che nel giugno scorso portò alla mega operazione Glicina Cheronte, con cui furono svelati i sofisticati interessi criminali della cosca Megna di Crotone, in grado di reclutare hacker tedeschi per muovere fiumi di denaro attraverso il trading clandestino online. E sarebbe stata fatta luce su un presunto comitato d'affari con addentellati nella politica e nelle istituzioni regionali, il cui strapotere si sarebbe materializzato tra il 2014 e il 2020. In particolare, i PM antimafia Paolo Sirleo e Alessandro Rò hanno chiesto l'assoluzione di Parrilla, che era accusato di aver svolto il ruolo di partecipe nell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie impressionante di reati contro la PA. A Parrilla veniva attribuito l'accordo col presunto dominus del comitato d'affari Enzo Scucco tra i 101 imputati del rito ordinario. Accordo per essere eletto presidente della provincia di Crotone nel 2017. Uno dei colletti bianchi che ha scelto il rito abbreviato è il sindaco di Rocca di Neto ed ex assessore regionale Alfonso Dattolo, per il quale è stata chiesta una condanna a 2 anni e 8 mesi per violazione della legge elettorale, un reato attribuitogli nella veste di collaboratore di Ecosystem, ditta impegnata nel settore dei rifiuti. Spicca la richiesta di condanna a 8 anni per l'ex direttore amministrativo dell'ASP di Crotone, Francesco Sciari, avvocato catanzarese. Le accuse ipotizzate nei suoi confronti sono quelle di associazione a delinquere e turbativa d'asta. In particolare, l'ex direttore amministrativo avrebbe contribuito a condizionare la procedura per l'affidamento dei servizi di prenotazione e incasso delle ticket all'ospedale di Crotone. Inoltre, avrebbe avuto un ruolo nell'inquinamento delle procedure per l'affidamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici e per il concorso per logopedisti ed educatori professionali. Spicca anche la richiesta di condanna a 6 anni per l'imprenditore Giuseppe Villerillo, titolare di Crotone Scavi, accusato di turbativa d'asta in relazione a un appalto per la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Crotone, volto alla rimozione di amianto e materiali con norma alterato all'interno dell'area archeologica ex Montedison. Secondo l'accusa, le mani del presunto comitato d'affari si erano allungate anche sulla bonifica. Le pene più elevate, a 20 anni ciascuno, sono quelle sollecitate per Mario Megna, figura emergente del clan e nipote del boss Domenico, che ha scelto il rito ordinario, ma è stato rinviato a giudizio anche in corte d'assise per l'omicidio di Salvatore Sarcone, e per Maurizio Del Poggetto, accusato tra l'altro della presunta turbativa mafiosa della Fiera Mercato di Crotone. Mario Megna, in particolare, sul mandato del boss, avrebbe curato gli interessi della consorteria criminale nella finanza clandestina, gestendo contatti con hacker, ma avrebbe avuto anche un ruolo nel riciclaggio di 5 milioni con Montenegro. Gli intrecci affaristici della cosca sono stati ricostruiti dagli inquirenti, grazie anche alle sue sortite in Emilia e Lombardia. Alte anche le pene proposte per le donne del clan Megna, a 16 anni per la moglie Santa Pace e a 12 per la figlia Rosa.